Ragazze, bentornate sul canale. Allora, le feste sono iniziate, le feste di Natale, le feste, sì, di Natale. E volevo farvi questo video per mostrarvi il trucco che ho realizzato oggi, che è più o meno il trucco che io faccio un po' durante i giorni di festa, più o meno, ovviamente. E volevo farvi vedere i rossetti che utilizzo durante queste giornate un po' di festa, quindi darvi un po' di, non dei consigli, diciamo farvi vedere i miei rossetti preferiti indossati. Allora, vi faccio vedere un po' il trucco, che tra l'altro è semplicissimo, quindi nulla di trascendentale. Allora, l'ho fatto oggi utilizzando scusate la voce, ma sentirete un po' la voce rauca perché sono stata un po' raffreddata, quindi ho un po' la voce così giù di tono. Allora, l'ho fatto il trucco utilizzando la Naked It, uno dei miei ultimi acquisti. È una palette fantastica di questi colori, ovviamente super caldi. I colori principali, nel senso, la maggior parte dei colori sono matte, quindi proprio da sfumare, da sfumatura. Allora, nella piega, nella parte superiore ho utilizzato questo colore qui, Cayenne, mentre ancora più sotto ho utilizzato Hashish, questo qui, un po' per intensificare nella piega, il tutto, diciamo, sfumato, amalgamato con questo colore Caesar, quello super chiaro. Questo qui è il colore che io utilizzo di più in tutte le palette perché vado appunto a sfumare tutto il make-up nella piega e anche nei bordi appunto esterni per, no, per non dare lo stacco netto. Quindi vado sempre a sfumare con questi colori super chiari. Questo chiarissimo sotto l'arcata. E poi sulla palpebra mobile, se non so se si può vedere, questo ombretto metal luminoso è il nuovo di Kiko che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Questi ombretti tanto, tanto bramati. Il dorato, lo 01 Arctic Holiday, che colore è? Come si chiama? Frozen Gold. Allora, è un ombretto, come potete vedere, abbastanza luminoso, va picchiettato perché comunque è proprio un finish, una texture, un finish molto particolare, quindi va picchiettato con un pennello. Io do, diciamo, la prima mano, tra virgolette, poi applico l'eyeliner e poi vado a picchiettarne ancora un po' per dare appunto un effetto ancora più luminoso. È un bell'ombretto, è un bell'ombretto, però secondo me se ne trovano di simili, almeno in questo colore. Gli altri colori, magari che ha fatto Kiko di questa collezione, forse sono più particolari. Io ho voluto prendere questo, diciamo, più sfruttabile rispetto agli altri. Però è un bell'ombretto, la texture è davvero particolare. L'ho già utilizzato il giorno dell'Immacolata, se non sbaglio, l'ho messo, sì, e mi è durato tutto il giorno, quindi non è quel colore metallico che poi va un po' a perdere di luminosità. È un bell'ombretto, è valido secondo me. Il prezzo un po' altino, però è abbastanza valido. Poi ho utilizzato oggi per la prima volta la nuova matita per sopracciglia di Rocher, questa qui, la Stilo Sourcil Precision, è praticamente la nuova matita che ha fatto Yves Rocher, questa qui, super super sottile, ragazze, ha una mina, vedete? Sottilissima. Quindi rispetto alla classica, che comunque loro hanno in gamma insieme, è più precisa, nel senso che ha quel tratto veramente sottile e va appunto a ridisegnare i peletti lì dove mancano. Io l'ho utilizzata soltanto nella parte iniziale delle mie sopracciglia e poi qui sono andata, diciamo, a riempire con la classica perché secondo me andava meglio quella. Mi piace, però ovviamente
Secondo me è un prodotto da utilizzare anche quando si ha più tempo da dedicare alle sopracciglia. Giornalmente sicuramente continuerò ad utilizzare la classica perché è molto più pratica, molto più veloce da utilizzare. Questa è più, diciamo, da professionisti, ecco, come le matite così con lamina. Dà un po' quell'effetto dei prodotti in crema che si utilizzano con i pennelli, quindi è buona. Il colore è lo stesso dell'altra che utilizzo, quindi mi piace, anche perché io le sopracciglia comunque le ho, però mi piace l'effetto con la matita perché vado a riempire appunto quegli spazi un po' vuoti. Qui ne ho uno, ad esempio, quindi dà più armonia al viso il sopracciglio, diciamo, fatto con la matita o con qualsiasi prodotto, quindi non è male, è valida. L'ho cominciata ad utilizzare oggi, quindi magari più in avanti vi saprò dire se mi piace ancora di più, ecco, nell'utilizzo, se dura, eccetera, eccetera. Come mascara, un'altra new entry, in realtà è una mini taglia che mi ha regalato un'amica, della Roche-Posay, questo mascara che si chiama Respectissime, mascara multidimension. Lo scovolino mi piace molto, è abbastanza flessibile ed è questo classico che trovate in altri mascara che adesso non ricordo. Mi piace molto l'effetto, vedete? Fa delle belle ciglia, devo dire, molto bello nella mini taglia, quindi un ottimo mascara. Lo sto testando in questi giorni. Poi, ovviamente, vabbè, correttore il solito di Maybelline che utilizzo, però volevo appunto farvi vedere un po' l'ombretto di Kiko. L'eyeliner è quello di Essence, ragazze, quello liquido di Essence che utilizzo sempre. Mi piace un sacco, dura tantissimo, è nerissimo, quindi mi trovo bene con quello, ovviamente. Poi andiamo ai rossetti, quindi la parte più succulenta del make-up, quello che ho utilizzato adesso, il primo, che mi dispiacerà adesso togliere perché vi farò vedere gli altri, sono 5 in totale. Il primo è questo di Kiko, uno dei Gossamer. Allora, ovviamente vi faccio vedere rossetti che potete trovare nei negozi, quindi che potete acquistare anche voi. Questo di Kiko è il 111 Gossamer Emotion Creamy Lipstick, perché c'è anche l'altra versione più glossata, ed è appunto questo colore che mi vedete sulle labbra, questo ciliegia, rosso ciliegia, è andato un po' sui denti. Io ho anche la matita abbinata, adesso non l'ho applicata la matita, quindi sono andata un po' con il pennello sui bordi, però di solito applico anche la matita. È un rossetto che io utilizzo tantissimo, non solo nei giorni di festa, ovviamente è un colore che va molto, però lo utilizzo tanto, è un rossetto che da quando l'ho comprato ho utilizzato tanto perché è confortevolissimo, ragazze. Questa linea di rossetti è veramente top di Kiko. Confortevole, cremosa, dura tantissimo, quindi io lo applico tranquillamente, ovviamente mangiando, eccetera, eccetera, bevendo, un po' va a perdere di intensità all'interno delle labbra, però è facilmente riapplicabile, quindi non si nota, diciamo, se lo andiamo a riapplicare. Però mi piace veramente molto. È un rossetto abbastanza valido e ovviamente trovate una gamma di colori molto vasta, però questo colore, il 111, è veramente bello, a me piace tantissimo, quindi quando non so magari cosa applicare, vado con questo, so che mi dura tanto e quindi mi piace veramente tantissimo. Questo è il primo. Adesso vado ad applicare il secondo, mi copro le labbra e attendiamo il secondo. Rieccomi, tada, secondo rossetto. Allora, non so se sono stata precisa perché l'ho applicato in velocità. Secondo rossetto sembra quasi identico a quello, ma è un'altra cosa. È il Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon, che appunto vi ho fatto sempre vedere nell'ultimo video, ed è il numero 52 Red Aperitif, si chiama. Allora, è questo rosso che tende un po' all'arancio, non so se si vede in camera, però se lo andate a guardare, dà un po' sull'arancio e a me
Piace molto questa tonalità di rosso. Allora, i rossetti aranciati generalmente non mi stanno molto bene, però alcune tipologie sì. Questa, ad esempio, che comunque è un rosso, mi piace molto. È un rossetto che sicuramente utilizzerò in questi giorni. Poi, tinta Wycon. Sono sicura appunto di indossarla al 100% perché è un rossetto che comunque ha una tenuta perfetta, confortevoli anche questi, mi piacciono davvero tanto queste tinte ragazze, sono veramente veramente valide. Poi acquistate queste col Black Friday super scontate, che vi devo dire, sono veramente sono una delle tinte valide secondo me che trovate in giro e a buon prezzo, quindi prezzo pieno è 6,90, quindi comunque costano molto meno rispetto ad altre ed hanno una tenuta veramente ottima. Questo colore mi piace veramente molto, ragazze. Veramente bello, quindi che vi devo dire? Fantastico per queste giornate festaiole. Andiamo invece al terzo rossetto, quindi bye bye! Rieccomi! Terzo rossetto. Allora, terzo rossetto, anzi, gli altri tre che vi faccio vedere sono dal finish appunto metallico, il finish un po' nuovo dell'anno, quindi diciamo che andiamo ad utilizzare un po' una texture diversa rispetto ai rossetti che siamo abituati ad utilizzare. Questo è quello di Pupa, che vi avevo già fatto vedere in altri video, lo 006 della linea I Am Metallic. Allora, come potete, a me piace tantissimo, cioè è un rossetto comunque diverso dal solito, ed è appunto questo colore qui, molto bello. Diciamo che è un borgogna metallico, ne trovate altre tonalità. Io conto di prenderne qualche altro perché comunque mi piacciono molto, mi trovo molto bene con i rossetti I Am di Pupa, sono abbastanza cremosi sulle labbra e durano tanto. Anche se, scusate, il finish metallico secondo me come tenuta è molto diversa, nel senso che io l'ho applicato, l'ho utilizzato più giorni per tante ore. Quindi diciamo che va leggermente un po' a perdere all'interno, quindi è appunto da ritoccare durante la giornata, però per essere comunque un rossetto non matte, ha un'ottima tenuta. L'unica cosa che va stratificato, perché se applicate un velo non si vede granché, e facendo il movimento così classico con le labbra per andare a spalmare, diciamo, il rossetto tende un po' ad andare via. Quindi è un rossetto che ha bisogno appunto di un po' di cura nell'applicazione. Quindi vedete, bisogna andare appunto a stratificarlo. Però devo dire che è un rossetto veramente, questo è il pack, veramente bello. Io l'ho utilizzato l'altro giorno, quindi a me piace un sacco, è molto portabile, quindi non è quel rossetto magari molto intenso che alcune non riescono ad utilizzare perché c'è chi comunque non utilizza dei rossetti molto intensi. Questo secondo me è un'ottima alternativa. Il terzo rossetto. Andiamo col quarto. Rieccomi, ta-da! Allora, rossetto questa volta un po' meno portabile, quindi non è un rossetto che utilizzano tutte, ed è il nuovo, questo qui di Kiko della collezione Into the Dark, il rossetto liquido metallico, lo 02, questo qui. Allora, io non l'ho ancora utilizzato, quindi è stata la mia prima applicazione. Il colore a me piace tantissimo, ha questo effetto un po' dark metallico, però vi dico subito che l'applicazione non è una delle migliori, quindi è un rossetto che tende ad andare, vedete, ad andare via anche durante l'applicazione, quindi secondo me è da applicare in maniera molto veloce, quindi dovete essere brave anche ad applicarlo. È un rossetto che si asciuga comunque subito, si è asciugato subitissimo.
Il colore però a me piace tantissimo, è appunto quel colore più particolare, più appunto più scuro. Chi ama i colori scuri? A me piacciono i colori scuri, abbinati bene col giusto make-up. Con questo make-up, ad esempio, va bene, diciamo, qualsiasi colore di rossetto, perché è un make-up molto molto naturale, con dei colori abbastanza naturali. Quindi va bene qualsiasi colore di rossetto. Questo a me piace tantissimo. Ripeto, l'applicazione non mi è piaciuta tanto, però vi devo dire un po' più in avanti quando inizio ad utilizzarlo più volte. Anche questo è un rossetto da stratificare, nel senso che quando lo passate la prima volta tende a non rilasciare tanto colore, quindi non è da colore pieno alla prima passata. Però ripeto, dovete essere molto veloci, perché asciuga in fretta. Quindi questo è lo 02 della collezione Into the Dark di Kiko. Bel colore però, ragazze, bello dark, se volete un po' osare. Andiamo all'ultimo, credo, sì, l'ultimo rossetto. Eccomi con l'ultimo. Allora, ultimo ma non ultimo, è una new entry che non vi ho mai fatto vedere ed è una sorpresa, cioè è pazzesco, una cosa, forse non si vede bene ragazze, ma una cosa spaziale, questa tinta labbra. Come potete vedere è un prugna metallico che dà appunto quel finish molto palla di Natale appena l'ho applicato, è veramente perché ha dei glitter all'interno. Allora, sto parlando di Urban Decay. Allora, sono stata da Sephora la settimana scorsa, era da una vita che non ci andavo perché è lontano da dove abito io, e ho preso questo kit di Urban Decay, appunto, di queste Little Liquid Vice Lipstick. Quindi sono appunto le tinte labbra di Urban Decay in questo kit di mini taglie di 4 tinte. Io l'ho voluto prendere appunto per provarle. E niente, sono queste qua, a parte il pack, veramente fantastico. Ho voluto applicare questo colore, vedete quanto è bello? È una cosa fenomenale, bellissimo. Mi è piaciuto proprio appena l'ho passato sulle labbra, veramente una cosa spettacolare, ragazze. Allora, questo kit, appunto, vi faccio approfitto per farvi vedere questa, ma anche tutte le altre, è formato appunto da 4 rossetti liquidi. Questo qui si chiama Purgatory ed è appunto metallico, finish metallico. Gli altri tre invece sono il finish Comfort Matte e sono Crimson, che è appunto questo rosso, non so, non li ho provati. Poi c'è Back Talk, questo più neutro, più nude rosato, e poi c'è Amulet, che è appunto questo qui, è un rosato un po' più intenso, diciamo, questo va un po' sul nude. Questo rosso e appunto questo metal. Sono dei rossetti, secondo me, sono belli da provare, perché è un kit, secondo me, molto valido da provare, appunto, per testare le tinte. Anche da regalare. Costa, scusate, ciao, posso fa? Costa 22 euro, quindi è veramente un'idea carinissima. Io me lo sono autoregalato, ovviamente. Che dire, secondo me questo è veramente una bomba, ragazzi. Ovviamente questi rossetti li trovate, credo, in taglia piena, perché appunto fanno parte della linea permanente, credo. Non ne ho idea, non sono sicura, quindi non vorrei dire una balla, però credo di sì. Li proverò e vi farò sapere come mi trovo anche con tutti gli altri. Questo, secondo me, è veramente bello. Mi piace veramente un sacco. Lo utilizzerò, secondo me, in questi giorni tantissimo. E niente, questo era l'ultimo rossetto che vi volevo proporre. Approfitto di questo video per farvi vedere altri due prodotti che ho comprato da Sephora quel giorno, quindi al volo. Ho voluto prendere la crema mani di Tony Moly, quella alla banana, che ero curiosissima di provare, appunto il pack a forma di banana, quindi vi saprò dire più in avanti come mi trovo. Creme mani che in questo periodo invernale servono come il pane. E poi ho voluto prendere un cracker o cracker, non so come
lo chiamano Sephora. Appunto, Sephora ha creato questi kit, appunto, come idea regalo a forma di caramella, con tutti i prodotti dei vari marchi che appunto sono venduti da Sephora. Io ho voluto prendere questo qui di Too Cool for School, è un kit di mini taglie per il viso. Quindi appunto c'è un detergente viso, una lozione viso, quindi un tonico, una crema viso e un body butter, un burro corpo, tutte in mini taglia. Sono veramente, vedete ragazze, ve li faccio vedere al volo, ma poi ve ne parlerò più in dettaglio. Sono appunto delle graziosissime mini taglie da provare. E quindi trovate un po' questi pacchettini regalo, un po' di tutti i marchi venduti da Sephora. Io li volevo prendere tutti perché c'era un po' di tutto, ovviamente vari prezzi. Questo l'ho pagato 16 euro, quindi anche prezzi abbastanza abbordabili, se volete provare i prodotti. Quindi sono anche delle ottime idee a regalo, ma anche delle ottime idee appunto per noi che vogliamo provare sempre prodotti nuovi. Quindi le mini taglie servono a quello. Niente ragazze, questo video sarà lunghissimo, spero che lo guardiate fino alla fine e spero che vi sia piaciuto appunto vedere i rossetti indossati. Se vi piacciono queste tipologie di video, fatemi un po' sapere e ovviamente fatemi sapere i vostri rossetti preferiti per questi giorni di festa. Io vi do un grande bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!